Dai bambini, adesso colorate i disegni della fiaba che vi ho raccontato. C'era una volta una famiglia composta da tre persone, una madre, un padre ed un figlio di 12 anni. Insieme decisero di viaggiare, di lavorare e di conoscere il mondo. Partirono tutti e tre con il loro asino. Arrivati nel primo paese, la gente commentava: «Guardate quel ragazzo quanto è maleducato! Lui sull'asino e i poveri genitori già anziani che lo tirano!» La moglie disse a suo marito: «Non permettiamo che la gente parli male di nostro figlio. Sali tu sull'asino.» Il marito la ascoltò e salì sull'asino. Nel secondo paese la gente mormorava: «Guardate che svergognato quel tipo! Lascia che il ragazzo e la povera moglie tirino l'asino, mentre lui vi sta comodamente in groppa.» Il marito così chiese alla moglie di salire, mentre lui ed il figlio tiravano l'asino. Anche nel terzo paese, il solito mormorio. «Pover'uomo», si disse, «dopo aver lavorato tutto il giorno, lascia pure che la moglie salga sull'asino.» «E povero figlio, chissà cosa lo aspetta, con una madre del genere.» Sconfortati, decisero di salire tutte sull'asino e continuare la loro vacanza. Arrivati al paese successivo, ascoltarono cosa diceva la gente del paese. «Sono delle bestie, più bestie dell'asino che li porta. Gli spaccheranno la schiena!» Seccati dalle critiche, decisero di scendere tutti e camminare insieme all'asino. Ma le critiche non erano terminate. Arrivati al terzo paese, udirono delle persone ridere tra loro. «Guardate quei tre idioti! Camminano, anche se hanno un asino che potrebbe portarli.» Max, non vai a fare ricreazione? No, voglio finire il disegno. E la finisci dopo? Ma dopo c'è l'incontro con un raider. Con chi? Con un raider. E chi sarebbe? Uno youtuber famoso, maestra. Famoso cosa? Uno che posta i video su YouTube, maestra. Ho capito, e viene a scuola? Sì, viene a scuola per incontrare i suoi fan. Va bene, dai, lo finisci domani all'inizio, anche prima della lezione. Adesso vai, dai. Va bene, maestra. Bellino, Shimus, si crede sempre più figo, ora si è messo pure l'orecchino. Non penso di essere più simpatico così. Secondo me quelli con l'orecchino lo portano solo per attirare l'attenzione. A parte che sembra una femmina, ormai tanto non si usa più.
Guarda Annabelle, anche a ricreazione si porta il libro. Sempre con la testa nei libri, che noioso. Quell'altro, ci credo che le piace padre Brown, assomiglia proprio a un prete. Ma quello chi glieli compra i vestiti? Ci sta dentro 4 volte. Secondo me usa i vestiti di suo fratello più grande. Troppo scarso. Ed ecco le dive con i loro splendidi capelli arancioni. Deve essere che usano uno shampoo alla carota. Se le vede Bugs Bunny se le mangia. Sono montati come la panna. Buongiorno ragazzi. Buongiorno signor Presidente. Allora, come sapete, oggi è venuto a trovarvi un vostro idolo. Vabbè, io non sono molto esperto, ma so che voi lo conoscete molto bene, anche se lui non ha mai svelato la propria identità. Quindi oggi è una giornata speciale per tutti noi, per voi, perché potrete finalmente scoprire chi è e fargli un sacco di domande. Ma, bando alle ciance, ve lo presento subito. Ed ecco a voi Lone Raider! Oggi è un giorno speciale, vi ringrazio per i like, ho raggiunto 1 milione di iscritti, solo grazie a voi. Vi aspetto per il prossimo video. Mi raccomando, spolliciate, commentate e condividete. Ciao ragazzi! Conclusione, ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei. Quindi, vivi come credi, fai ciò che ti dice il cuore. Una vita è un'opera di teatro che non ha prove iniziali. E allora canta, ridi, balla, ama e vivi intensamente ogni momento, prima che cali il sipario e l'opera finisca senza applausi.